Buongiorno a tutti e bentornati con Pokémon X e Pokémon Y Gameplay in italiano. In collaborazione con Poketown siamo in una nuova parte e vediamo che cosa c'è da fare. Bene, usciamo dalla palestra e penso che arriverà il momento da me più odiato in questo gioco, perché sì, ho ricevuto un messaggio su Lolabox, che è Elisio, il professor Plaza, scusate, che cazzo dico Elisio. Ciao, vorrei parlarti, potresti venire a caffè Elisio? Da lì un caffè rosso, che è il locale a cui mi riferisco. Se non riesci a trovarlo, prendi un taxi, è più tardi. Ok, no, non prenderò un taxi. Bensì, se non sbaglio, qui da qualche parte dovrebbe esserci un centro Pokémon, dove vicino c'è il caffè Elisio. Però siccome è un dannatissimo labirinto, non ho la minima idea di dove dover andare. Ecco, infatti, non mi ricordo dove si deve andare, perché ecco la parte più odiata da me in questo gioco. Dannato Luminopoli, perché l'hai fatto? Dimmi che è questo. Dai che magari ho avuto culo. Sì, da questa parte. Parlavo giusto con Elisio della mega evoluzione su cui stai indagando. Ti faccio i miei complimenti. Vorrei essere capace anch'io di usare la mega evoluzione. Il nostro Elisio parla così, ma in realtà ha antenati di stirpe reale. È un vero e proprio prescelto. Sì, pare che uno dei miei antenati fosse il fratello di un re, ma si tratta di una storia risalente a 3000 anni fa e non so quanto sia vero. Quanto ci sia di vero. A proposito, Teo, sai dove è stato assemblato l'Holobox? Sì, esatto, proprio nel laboratorio di Elisio. È davvero un grande uomo. Sostiene allenatore e ricerche sui Pokémon. A questo mondo ci sono due categorie di persone, quelle che danno e quelle che prendono, proprio come due Pokémon leggendari di Kalos. Io voglio essere tra quelli che danno, ma al mondo sono dei prepotenti che credono di mostrare la propria forza prendendo ciò che appartiene agli altri. È disgustoso. La leggenda narra che secoli or sono il re di Kalos volle conquistare il mondo. Allora realizzò un'arma terribile che sprigionò con un fuoco devastatore. Guarda ora Kalos com'è bello. Se il numero di Pokémon ed esseri umani non aumenterà, si potranno evitare stupide contese per il predominio. Ma il futuro è ancora tutto a costruire, ed è illogico credere che domani sarà uguale a oggi. Nonostante tutto, un merito va riconosciuto a quell'antico re. In fondo, con la sua armata spazzò via anche tutto il marciume della sua epoca. E ottengo roccia di re. Wow! Una grande emozione. Grazie per aver ascoltato le mie parole. Scusa se ti ho rubato del tempo prezioso. Dai, tranquillo, non è successo niente, dai. Ok. Un uomo animato da grandi passioni. Il suo animo brucia come una fiamma ardente. Forse è proprio l'orgoglio per le sue nobili origini che anima il suo spirito. Ad ogni modo, quella espressa da Elisio, solo la sua visione delle cose, potrebbe anche sbagliarsi. Davvero sempre molto da imparare da chi ci sta accanto. Cerca di trarre il massimo dal viaggio e bla 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 bla. Dunque penso che ora potremmo andare avanti finalmente e quindi dovremmo andare... Ho ricevuto un messaggio comunque. Ciao. Ah, veramente, ciao. Era da un po' che non ci sentivamo. Volevo dirti che ci siamo andati appuntamento al percorso 14. Ti aspettiamo lì. Va bene. Allora andremo al percorso 14. Che da qui non ho la minima idea di come si raggiunga. Prendiamo il taxi. Tipo servizi, trasporti, strutture, negozi, ristoranti, caffè. Trasporti. Dove andare? Varco per il percorso 14. Sì, mi porterai lì. Non importa quanto spendo, tanto non è un problema. Varco per il percorso 14. Fanno 1500, grazie, alla prossima. Ok, ecco un modo facile per arrivare al percorso 14. Scusate, andiamo avanti. Ehi, Mr. T, sentiero Romantopoli. Hai fatto in fretta. Vabbè, volevi che non arrivassi. Ciao Mr. T, stavamo confrontando i Pokédex per vedere chi ha più Pokémon. Naturalmente ho vinto io. Lascio a voi completare il Pokédex, non mi piace fare le cose che fanno tutti. Allora, come? Scusa, ma che cavolo? Cioè, scusa, io con 8 Pokémon ti ho battuto? Vuol dire che non è che hai fatto molta strada da quando siamo andati via. Parte la sfida di Serena Allenatrice, by the way. Il primo Pokémon che manda è Mewstick, come era prevedibile. E la mia scelta è Tyrant. Tyrant perché posso utilizzare la mossa Sgranocchio
E lui usa schermo luce. Ah, dannazione, mi ha fregato. Vabbè, lo uso lo stesso. Oh, invece lo metto KO senza poterlo immaginare. Che strano. Comunque, Pancia mi è salito a livello 35. Io finché non ho un altro Pokémon tipo buio non posso farlo evolvere. Comunque, la prossima scelta è Lucario. Quindi io mando... Sì, è Absol, quindi io mando Lucario. Potevo mandare Pancia, ma non importa, non importa. E penso che cercherò un Lucario per poter far evolvere Pancia, che magari è la volta buona che riesco a farlo evolvere. Comunque, cresci pugno. Lui usa attacco rapido, che non mi toglie niente. Bam, super efficace. E Absol quasi KO. Comunque mi aumenta l'attacco. E ora riutilizzo cresci pugno, così da poter aumentare continuamente l'attacco, perché è l'ultimo su Pokémon. Non so se ha già Greninja, ma non ne sono sicuro. Forse sì, forse no. Adesso vediamo. Lucario intanto sale al 40. Blastoise sale al 41. Wella. Prossima scelta sarà Greninja, sì, infatti. Ci avevo visto giusto. Utilizziamo lotta, mega evoluzione, cresci pugno. Non ci potevo credere che ho appena avuto un calo di frame su un Nintendo 3DS. Mi sa che questo gioco è stato più progettato per 3DS XL, ma non importa, almeno credo. Comunque, mega evoluzione. Uso attacco rapido. Io uso cresci pugno, dato che il secondo tipo di Greninja è il tipo buio. E quindi viene messo KO. Onege sarà al 35, benissimo. Vorrebbe imparare Notte Sferza, ma mi sa che glielo insegno più che volentieri. Gli togliamo lacerazione. 1-2 e tada. Onege dimentica lacerazione, al suo posto impara Notte Sferza. Meglio di così. Oh, Tyrant non sale di livello, peccato. La tracotta è divertente, ma non devo sempre perdere. Bla 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 bla. Quante storie, per niente, hai solo perso. Onege sta evolvendo, quindi non era a livello 40, bensì era al 35. Quindi possiamo avere Dublade. Wow. Porca miseria. Olè, quindi un altro Pokémon che si aggiunge al team. Ecco una cosa adesso che sto pensando. Non ho Pokémon per usare volo. Dovevo catturare un Pokémon di tipo volante. Assolutamente, altrimenti non posso fare nient'altro. Comunque, ecco che arriva anche Sharna, o Shana, dipende come volete chiamarla. Sharna per me è più bello. Che bravi, che potenza. Ah, Shana, ci stai guardando, infatti è Shana, ma io non lo voglio. Scusate il ritardo. Non mi sono accorto dell'ora. Allora, Tiana, hai trovato i buoni Pokémon? Sì, il mio corpo di ballo ideale è quasi completo. Vieni ad andare alla casa stregata. Andiamoci. Ok, dai, vediamo questa casa stregata. Andiamo a vederla. Che poi non penso che sia qualcosa di speciale. Forse almeno come l'antico chateau. Sì, Dio, tu perché ti sei messo in viaggio? Tu ti stanno impegnando per raggiungere un obiettivo. Invece spero solo di vivere un'avventura memorabile. Ah, dai, scherzo. Non me ne fregava niente, comunque. Ma suicidati. Dunque, percorso 17, allora ci dirigiamo dalla casa stregata, che non ho idea di dove sia per ora. E ho sbagliato, non dovevo passare dall'erba. Se dovevo passarci dovevo utilizzare un repellente. È apparso Weeping Bell. Weeping Bell, sì, potrei salire di livello, ma... No. Quindi potrei avere, tipo, un'altra evoluzione. Semplicemente con la sfida contro quel ranger. Ma prima voglio utilizzare un super repellente. Per fortuna ne ho ancora 7, quindi meglio di niente. Ok, andiamo avanti. Ah no, niente da fare, non mi ha sfidato. Una Pokéball. Ok, trovo grande fungo. Buono per rivendere, per farmi qualche soldino in più. Quindi, ritorniamo indietro. Andiamo avanti. Mi sta bene la tua sfida, perché posso far evolvere anche Tyrant, dato che si evolve solamente di giorno, a differenza di Amaura che si evolve di notte. Entrambi a livello 39.
Comunque ecco Gudra, sì, Gudra. Ciao, ciao amici, come state? Gumi, svegliato. È un'offesa contro i draghi questo Pokémon. Uso drag artigli, viene messo KO, quindi adesso mi sale di livello Tyrant e si evolve nel Pokémon, penso che sia il più cazzuto di questa generazione, che di attacco potrebbe anche, penso, sostituire Rampardos, perché da quello che ho capito ha tantissimo attacco, se non mi sbaglio, Ecco qui comunque l'evoluzione. Cosa? Tyrant si sta evolvendo. Eccolo qui che sta per arrivare, lo sento. È nelle vene che scorre. Mamma mia, che bello. Tyrantrum, se proprio dobbiamo dirlo. Comunque, si è evoluto. Sì, ho detto evoluto. E noi possiamo andare avanti ora. Ehi, streghetta, non mi rompere scatole, per favore. Ho altro da fare, devo andare in una casa abbandonata. No, non è di qui che devo andare adesso. Ok, che dovrebbe essere qui. Da questa parte. Ho sbagliato, scusate. Quindi questa sarebbe la famosa casa stregata. Beh, che si fa? Entriamo? Cosa? Entrare? Ma sei sul serio? E visto che se ne è andata per passare più tempo con i suoi Pokémon, sta noi scoprire la verità che si cela dietro le storie che si raccontano. Giusto, coraggio ragazzi. Ma sì, ma noi entriamo. La paura. Ascoltate. Tanti anni fa, in una fredda notte di tempesta, mi persi nel bosco. Scorsi questa casa ed entrai per ripararmi. Tutte le luci erano spente. Con il cuore in gola, guardai in ogni stanza, ma la casa era deserta. Allora andai in cucina. Aprii il frigorifero. La sua debole luce rischiarò la stanza e mi accorsi che c'era un uomo rannicchiato in un angolo. Mi avvicinai e cercai di spiegargli che mi ero perso, avevo bisogno di un rifugio per la notte. E all'improvviso l'uomo si mise a gridare: «No, indietro, via da me!» Sorpreso e spaventato esclamai: ho bisogno d'aiuto, la prego, mi aiuti!» «Non dicevo a te», ribatté l'uomo. «Non lo vedi? Sono dietro di te, tutti quegli uomini senza volto!» Ok. Fine. Bene ragazzi, credo che quest'ora vi trasvegli per un bel pezzo, ok? Darmi una piccola mancia. Potrebbe anche succedere qualcosa di spaventoso. Devo farci pagare? No. Ho sbagliato, volevo dargli dei soldini. Uffa, io volevo dargli dei dindini. Vabbè, non importa, ho scansato dei soldi. Comunque, uno strumento ce lo siamo presi lo stesso. Sì, dino abbastanza di castricate e sarei paurose. Io devo esercitarmi ancora con il mio corpo di ballo, ci si vede. Ma più ballo che corpo, perché sembri una Pokéball, ma vabbè. Comunque andiamo in questa nuova città che è Romantopoli. Allora, eccoci qua infatti, Romantopoli. E dato che non penso di fare così tanto in questa parte, visitiamo un pochettino questa città. Andiamo a vedere se scopriamo qualcosa di utile. Non è che lo dico perché so che c'è qualcosa, in realtà non mi ricordo quasi niente. Però voglio vedere se c'è veramente qualcosa da cui vale la pena controllare. Prima facciamo una visita accurata alla città, proprio però così. Ah, ma no, ma c'è una palestra. Ah, beh, allora, scusate, ma andiamo nella palestra, scusate, Almeno. Palestra di Romantopoli. Guardatela lì, la capo palestra che ci sta aspettando. E sì, questa qua è un po' tipo la palestra di Sabrina. Penso che tutti ve la ricordiate. E dovremmo trovare la giusta combinazione di tasti, cioè di tasti, di zone dove poter andare per trovare la capo palestra, sì. Ok, no, non era questa, benissimo, anzi malissimo, perché speravo fosse questa parte, ma non è stato così. Dunque, quindi andiamo di qui. Oh, siamo in un bagno, perfetto. Ma io non ho ancora salvato, quindi meglio salvare. Bene, continuiamo. No.
non volevo ritornare giù, bensì volevo rimanere su, che era meglio così. E sì, spero più che altro di non trovare allenatori, perché non ho voglia di sfidarli. E bam. Non so perché, ma mi sembra che questa capopalestra abbia poco di tipo psico. Non so, dà molto l'area di psico, no? Ok, non so se mi conviene andare qui, ma ci proviamo lo stesso. Ecco, subito. Torniamo indietro. Cioè, se non riesco a sfidarli è meglio. Inquietante. Comunque. Ok, siamo a buon punto. Dai, girati. Ancora? Sì. Girati. Grande. Olè. Madonna, che bravura. Eccoci qui, quindi, dalla capopalestra. Sfidiamo una nuova capopalestra, dopodiché andremo a visitare la città nella prossima parte. E poi andiamo avanti. Che piacere vederti, allenatore. Con quale grazia e agilità sei arrivato qui da me? Io sono Valéry, esperto di Pokémon tipo folletto. Ok, quindi il tipo folletto su chi sarebbe? Ah, folletto sarebbero super efficaci, acciaio e veleno. Non so bene allora come riuscirò a farcela. Comunque ha solo 3 Pokémon, quindi dovrebbe essere abbastanza facile. So easy. Ah, Meowth è anche di tipo acciaio, quindi penso che Delphox ce la possa fare a metterlo KO. Quindi lo mettiamo subito. Ok, lui utilizza ferro scudo. E io invece utilizzo lanciafiamme, che è super efficace e lo mette KO. Il primo Pokémon è andato KO. Oh, Delphox a livello 43. Mentre qualcun altro sale di livello? No. La prossima scelta sarà Sylveon. Non lo so, perché non ho Pokémon tipo acciaio veleno da usare, sinceramente. Comunque riutilizzo lanciafiamme. Nel dubbio. Oh, è anche scottato. Benissimo. Ok, comunque lui utilizza comete. Non che mi preoccupi più di tanto, ma sono contento di averlo scottato, quindi sicuramente si ricaricherà. Quindi magari se utilizzo una mossa debole come nitrocarica, poi riutilizzo lanciafiamme, dovrei metterlo KO, siccome dovrebbe la scottatura finire il lavoro. Perché anche se si ricarica utilizza iperpozione, che quindi non si cura la scottatura. No, è troppo bassa la vita, quindi si ricaricherà per forza. Se non lo fa, meglio per me, ma lo immaginavo. Ok, iperpozione l'ha utilizzata, quindi si ricarica. E io riutilizzo con lanciafiamme. Ok, magari se fai un brutto colpo, guarda, è anche meglio. Dai che lo metti KO, dai che lo mettiamo KO. Su. Dai che questa ce la finiamo in fretta, di sfida. Sì, Sylveon è stato messo KO. Povero Sylveon, va, cucciolo. Ok, l'ultima scelta sarà Mr. Mime. No, non cambio Pokémon, non mi conviene. E utilizzo lanciafiamme. Boom. Più di metà vita tolta. E a sto punto penso che termineremo con un altro lanciafiamme. Sempre che Schermoluce non mi impedisca di mettere KO il Pokémon, ma non penso. No, ce l'ha fatta. Invece, ha evitato il tutto. Male, molto male. Comunque, utilizziamo di nuovo lanciafiamme. Piuttosto lo si ricarica. Eccolo lì. Ah, sono già quasi a 20 minuti di registrazione e non me ne sono manco accorto. Mamma mia, scusatemi. Cioè, veramente, no, scusatemi, Madonna. Non fate tutto questo vittismo. Ok, nitrocarica. Madonna. Oddio. L'ho distrutto con nitrocarica. Non me lo sarei mai aspettato. Veramente. Puncham sarà livello 36. Porca miseria a me, che non ho poco di tipo buio. Spero che domani il cielo sia sereno, così almeno mi metterà di buon umore. Complimenti, è stato impeccabile. Ecco, questa è la medaglia folletto. Che medaglia splendida.
Scusami, la sua bellezza mi ha distratto dal punto che stavo per dimenticarmi di consegnartela. Ma non è che sia tutta questa bellezza, se proprio devo dirla tutta. Comunque, ti accontenta te. Ups. Ok. Ora che la medaglia a folletto, andrai d'accordo con tutti i Pokémon fino al livello 80, inclusi quelli ottenuti con uno scambio. E ti regalo anche questa MT, che è Magibrillio. O Brillio. Magibrillio. Magibrillio. Vabbè, quello che volete dire. Continua la mossa. Scommetto che ti sarà utile. Ok, dai. Come se... Scusa, non ha importanza. Sa come si droga? Come si droga pesantemente? Comunque, ragazzi, termino qui quest'altro episodio di Pokémon X e Y. Spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mettete un bel mi piace, un commento, un'iscrizione. Arrivederci al prossimo episodio di X e Y, dove andremo avanti nel gioco. Ciao ciao!